Sono un angiologo, mi occupo di digitale dai tempi della ricerca. Ho fatto 2 spedizioni al Polo Sud per iniziare a capire cosa avremmo potuto fare. Vi comincio a raccontare, se fate partire il video. Ecco, questa è la vita reale. Questa è una telecamera che un mio amico d'infanzia aveva messo a casa della mamma. Questa telecamera si attiva con il movimento e la mamma, vedete, non è che non ha attrezzature per alzarsi per cattiveria o per dispetto, è perché la mamma non sarebbe in grado di andare in giro da sola e quindi loro hanno organizzato il tutto in modo tale da dire: mamma, tu devi chiamare per alzarti. E mamma invece, vedete, oltretutto c'è questa telecamera che ha un allarme e quindi la telecamera si è attivata e lui sta cercando di chiamare la badante per dire: guarda che mamma si sta alzando. Questa è una di quelle persone che Monsignor Paglia ci stava raccontando, vera. Vedete che è una persona che vive in una bella casa, è una persona che è in una condizione economica favorevole. Vedete, si sta alzando, si sta appoggiando a quei tavolinetti e nessuno sta intervenendo. Ovviamente, quante volte è stato detto a quella signora: non ti devi alzare da sola perché non riesci a stare bene in piedi? Ed è una signora che alla fine con la testa ci sta abbastanza. Vedete, adesso piano piano si sta appoggiando ai tavolini e probabilmente ha deciso che deve andare in bagno. E questo è quello che succede. Può essere mia mamma, non c'è più, ma può essere mia mamma, può essere una vostra nonna. Ed eccola lì che piano piano, vedete, questi sono i WhatsApp che arrivano, perché questo è lo schermo del cellulare del mio amico, lo ha preso lui, e lui sta cercando di avvisare la signora che è lì in casa, che però in questo momento non risponde. Vedete che la nonnina sta cercando di raggiungere quella sedia lì dietro perché ha probabilmente pensato che lì si potrebbe appoggiare, ed eccola lì che sta puntando la sedia. Ed ecco quello che succede. Per fortuna, ve lo dico subito, non si è fatta nulla. Ma non si è fatta nulla perché aveva già 2 protesi d'anca. Ovviamente la badante arriva, cerca di alzarla, cerca di consolarla. E ovviamente alzarla non è stato per niente facile, devi chiamare il portiere. Bene. Ecco qual è una priorità dell'OMS. Per l'OMS la, chiamiamola demenza, in questo caso non possiamo parlare di demenza, possiamo parlare sì di Alzheimer, è una delle priorità e gli strumenti digitali sono il centro di questa priorità. L'obiettivo quindi, l'obiettivo di questa proposta, sperimentare nuovi strumenti di diagnosi e supporto precoce ai pazienti con Alzheimer e Parkinson al fine di identificare i primi segnali della malattia. Dal sito dell'Alzheimer Association c'è una frase forte di un paziente: avrei voluto avere un paio d'anni di più perché avrei voluto dirmi tante cose con la mia compagna. E quindi come? Perché il problema è che io oggi, da medico, mi occupo di coordinare la trasformazione digitale nella ASL di Frosinone, sento tantissimi che mi dicono: avremo la telemedicina, avremo il fascicolo. Ma gliela andate voi a dire al figlio di quella signora: ma guarda che avremo il fascicolo, ma guarda che avremo la telemedicina. L'obiettivo non è la tecnologia, l'obiettivo per esempio è utilizzarla per sperimentare per esempio i biomarcatori digitali e le prospettive di una medicina personalizzata per ottenere una diagnostica predittiva. Dobbiamo evitare di arrivare, certo possiamo mettere tutti gli strumenti di telemedicina per evitare che si alzino, per controllarli, ma noi dobbiamo evitare che si arrivi a questo. Per il Parkinson la Società Italiana di Neurologia ci dice che la diagnosi precoce è strategica per intervenire rapidamente con terapie mirate. E questo ce l'ha detto adesso in occasione della giornata mondiale del Parkinson.
L'obiettivo quindi è utilizzare sistemi cloud guidati da strumenti di intelligenza artificiale interfacciati con dispositivi personali di semplice uso, e ce ne sono tanti, sono app, c'è di tutto, per una valutazione precoce delle patologie neurodegenerative. Guardate qual è la situazione dell'Italia secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Nonostante ci siano delle linee di indirizzo, e questo è in corpore vili, come si dice, quello che diceva Monsignor Paglia, ci sono delle linee di indirizzo nazionali per le demenze approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 30 ottobre 2014, poi ci sono le linee di indirizzo nazionali approvate nel 2017. Bene, in tutta Italia ci sono solo 11 percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le demenze, tra quelli prodotti a livello regionale e quelli prodotti a livello di aziende sanitarie. Pensate che 5 sono prodotti dalle regioni e 6 da singole aziende sanitarie. Questo è il punto in cui siamo oggi, e pensate a che straordinaria opportunità è il digitale per un grande progetto. Quindi dobbiamo invertire il concetto, uscire dal ragionamento aristotelico, teoria, ipotesi, osservazione e conferma, ma dobbiamo cominciare dall'osservazione. Un'equipe di neurologi delinea quali sono i dati fisiologici e comportamentali, segni e sintomi, per monitorare questi pazienti. Osservazione. 2. Si costruisce e si diffondono strumenti di raccolta dati. Abbiamo il fascicolo, cerchiamo di fare quello che si chiama learning by doing. Cerchiamo di mettere in piedi un grande progetto nazionale in cui la telemedicina la impariamo a fare facendola. E questo progetto è un grande progetto. Vedete, per esempio, mettiamo in piedi dei questionari, mettiamo in piedi dei chatbot. Attiviamo un supporto di teleassistenza e telemedicina per fornire i primi interventi precoci. Sentivo dalla DG Santé, parlava dell'orologio Apple. Io dico sempre che queste tecnologie vanno prescritte. Perché vanno prescritte? Perché c'è un momento, c'è un dispositivo che è quello giusto. Per esempio, io uso un dispositivo medico per fare queste stesse cose. Ecco, attiviamo un supporto, quindi osserviamo, definiamo i pattern, realizziamo una piattaforma nazionale di supporto digitale con sistemi di intelligenza artificiale per famiglie e caregiver, con contenuti informativi e strumenti di machine learning. Ma tutto si poggia sul fascicolo. Adesso abbiamo l'architettura, l'infrastruttura, cominciamo a lavorarci sopra. Una serie di centri di riferimento interconnessi con strumenti digitali per condivisione e riuso delle buone pratiche. Facciamo le ipotesi e mettiamole in pratica. Ecco, questo è mettere in pratica quello che diceva Monsignor Paglia. Questo è un esempio. Vedete, questo bellissimo schema è semplicemente l'indice di fragilità. Guardate come è possibile prevedere per 2 persone il rischio di mortalità a 3 anni semplicemente ricavandolo dai suoi dati, e sappiamo su chi intervenire. Questo indice di fragilità sarebbe perfettamente estraibile da qualunque fascicolo e persino dalla cartella del medico di medicina generale. Vedete, Gino Bianchi, che è in un'area di fragilità, la mortalità è l'8% a 3 anni. Mario Rossi, che ha sempre 82 anni, ha una mortalità del 28% a 3 anni. Guardate dall'altra parte, vedete quell'affarino, quel segnetto rosso, diciamo, il primo? Vedete come è poco utile utilizzare la multimorbilità per decidere chi rischia di morire entro 3 anni, mentre è molto più semplice fargli fare un test al cammino. E con il test al cammino abbiamo una grande predittività del rischio di morte a 3 anni. Che perché, Pillon, stiamo parlando di demenze? Perché stai parlando di morte? Perché stai parlando? Questo me l'ha insegnato una paziente. Dottor, non ce lo sai che noi vecchietti morimo decaduta? Perché? Perché la persona con demenza, e quelli sono dati israeliani,
il 65% si fa delle piaghe che chiamiamo lesione da pressione. 65%. E morire di infezione, per esempio, perché una persona con demenza, con Parkinson, che cade, che si alletta, si piaga. Noi, e qui c'è il dottor Greco della ASL di Frosinone, abbiamo un grandissimo progetto di telemedicina nella gestione delle piaghe, ma come io dico sempre a pazienti e caregiver, non ci si deve arrivare a questo. E quindi concludo, crediamo noi, tutto il gruppo, sto parlando a nome di tutto il gruppo, che sia un grande progetto, che sia una grande opportunità, sia dal punto di vista nazionale, sia sullo scenario internazionale, per i nostri pazienti, per i nostri genitori, per chi ha la fortuna di averlo ancora, per i nostri nonni e magari per noi tra qualche anno. Ed è uno strumento di learning by doing. Grazie. Grazie Sergio Filloni.